Sport Comunale a Pesaro per la partita Scavolini e Pesaro, Bialetti e Montecatini. Con me Valerio Bianchini, allenatore della Scavolini, ex grande avversario delle nostre squadre a Milano e anche a Bologna, l'unico allenatore a vincere scudetti con tre diverse società. Valerio, una domanda di rigore qui, le tue squadre sono note per la grande aggressività, siete ultimi in rimbalzo in attacco, ultimi in palo recuperato, questo certamente non rispecchia la tua filosofia. Cosa possiamo vedere questa sera dalla Scavolini e da questo punto in poi nel campionato, che ha pronosticato voi per lo scudetto, ok? Quindi sentiamo. È un grosso impegno che ci è dato, però cercheremo di esserci. Le statistiche, guarda che le statistiche dicono anche che se io e te andiamo al supermercato a comprare un pollo, risulta che gli italiani mangiano mezzo pollo ciascuno. Invece il pollo te lo sei mangiato tutto tu, che sei americano, quindi bisogna guardare con grano salis. Però è vero, abbiamo pochi rimbalzi, ma abbiamo anche una ottima percentuale di tiro. Perciò speriamo che almeno per quanto riguarda i rimbalzi d'attacco prendiamo quelli importanti. Meno quantità, più qualità. Andrea Gracias, esperienza in campo, è un grande giocatore difensivo playmaker. Patio, ricevimento, svitamento, segna. Myers ancora, tanta presenza di Mario Boni, Padio, bel servizio sotto, magnifico. Dean Garrett vorrebbe ridare a Walter che è marcato McNeely. Ci prova da fuori Gerald Padio, 3 per lui, pareggia la bomba sotto a Chris McNeely che vola, finta, vola, bella, sbaglia. Ha avuto paura della stoppata di Dean Garrett prima nel campionato di stoppate, grande schiacciatore pure. Ci prova Padio da 3, anche questo. Padio si rivela attaccante questa sera. Appena arrivata la Scavolini a sostituzione di George McLeod, infortunato con Gracias per esempio, che non sarebbe male. Rob Locke, stoppato da Garrett, recuperato magnifico, apertura a Carlton Myers, fascia destra, marcato da Rossi. Myers penetra, vola, consegna Garrett, stupenda visione di gioco di Carlton Myers, penetra e sta veramente dizzati su Gracias. Myers prende, batte in entrata, scarica, un altro grande passaggio a Garrett. Non so se stiano tenendo conto degli assist di Carlton Myers. Carlton Myers c'è uno stack dall'altra parte, poi tipo 1-3-1 in attacco. Ben blocco di Bonaventure. Carlton penetra, da un altro passaggio a Garrett per un altro schiacciato. Well, Dean Garrett, Dean dopo la partita porta Carlton a cena, ok? Piccolo premio per lui. Dunque, McNeely gancio, non va, tappe, non va, deviazione. Gracias, 4 contro 3, arresto, grande scelta anche se è sbagliato perché si prendono questi rimbalzi. E schiaccia, 6 su 6 per Dean Garrett. Dean pensa che questa sia la gara delle schiacciate. 3, BG vola, no, McNeely no, tappe, no, Locke no. Myers, Garrett, altro assist, chissà se danno un assist a Carlton per questo. Grande, Garrett un altro schiacciato. 5 schiacciate e penso che Dean sia un 6 su 6 al tiro, una roba simile. Well, questo è stato un regalo della Bialetti, grande come una casa. Sotto McNeely, marcato da Costa, svitamento, semicancio, no. Ario controlla molto bene, apre Carlton molto bene. Myers penetra, spezza. La difesa riprende la palla, non segna, tap in Garrett. Altro rimbalzo, tap in, no, yes. Dean Garrett, e ci sarà un time out chiesto da Gianfranco Benvenuti. A terra Rob Locke, Boni perde la palla, Garrett, ottimo recupero volante di Garrett, 4 contro 3 in contropiede, Costa vola. Ma quando tu vedi lunghi correre così state vedendo una squadra forte. Fatemi vedere i lunghi che corrono, guarda la falcata di aria, chissà quanto mai avrei detto tre chiodi fa una bomba. Carlton Myers, penetrazione, Carlton che vola, canestro, primo canestro per Carlton e subisce anche il fallo, è stato anche steso a terra dal fallo di Rob Locke. Ma questa è la maniera di andare a canestro. Time out qui per Gianfranco Benvenuti, secondo fallo di Rob Locke. Dean Garrett, Gracias fuori ancora, penetra, cambia idea, inversione, Ario Costa, pure lui, postorte piede, servizio a Carlton Myers che dà a Garrett, grande passaggio, assist di Carlton Myers nonostante la mancanza di equilibrio. 51-42, il tabellone non vuole dare alla squadra a casa questi due punti, ma entra, sembra battuto ancora, rimonta, rientra, ci prova
Carlton mette una bella pezza qui. Non sciolto come generalmente è. Meyer sfrutta il blocco di Garrett. Penetra, cambia idea, cambia mano. Ha gli occhi aperti. Cerca il buco, dà a Garrett. Altro passaggio d'oro a Dean Garrett dalla mano di Carlton Meyer. Well, se la Lega Serie A Pallacanestro sta contando gli assist, ne ha diversi. 31 per Garrett, 31 per Boni, meno 5 adesso per Diretti, che ha bisogno di un canestro, 2 e 1 da 3. E arcobaleno di Mario Boni, meno 3. Ha che tirare, sfrutta, ci prova, il pareggio, parità, 20 secondi, 87 pari a Pesaro, 36 punti. Carlton Meyer, la partita in mano, 87 pari, mancano 9. 8, vedete voi, vai di grossi tifosi, Myers, forza tiro, segna, allo scadere di tempo, Carlton Myers, 23 punti per Carlton Myers, 89, 87, una vittoria strappata con le unghie dalla Scavolini Pesaro, grande partita della Bialetti Montecatini, ma Carlton Myers forzando un tiro alla fine è stata una grande partita, una grande rimonta della Bialetti Montecatini. Vi darò, ecco il replay del tiro della vittoria di Carlton Myers. Proprio si vede, mancano 2 secondi, scadono questi 2 secondi. Vi do i punteggi individuali poi dalla linea alla regia. 8 per Gracias, 23, scusi, 13 per Gracias, 23 per Meyer. Palio 10 punti, magnifico, solo 4. Dean Garrett.